Spazio Interviste, le interviste di Diva FM con il personaggio del giorno, a cura di Gwendalina Ferro. Un buongiorno a tutti da Gwendalina Ferro, oggi sono in diretta telefonica con Luigi Puggio. Ciao Luigi! Buongiorno a tutti, buongiorno a te e grazie per questa bellissima opportunità. Allora Luigi, come stai innanzitutto? Perché dobbiamo insomma un attimo rompere il ghiaccio, come si suol dire. Allora, molto bene, sono particolarmente felice di questa occasione bellissima per poter innanzitutto dialogare con te, con gli amici che ci ascoltano e anche di raccontarvi qualcosa di molto interessante che succederà. Insomma. Infatti, però prima di parlare di questa due giorni che sarà a dicembre, parliamo un po' di te Luigi, racconta un attimo ai nostri radioascoltatori, dai, ti faccio presentare da solo, oggi va così. Molto volentieri, allora chiaramente come tu ben sai da esperto del settore è molto pericoloso il rischio di essere autocelebrativi, proverò a essere sintetico e anche a cercare di dare insomma qualcosa di mio a tutti voi. Io nasco figlio e nipote di musicisti, intraprendo il percorso musicale ad Adria, al conservatorio, e mi diplomo tra gli anni 80 e gli anni 90, insomma completo gli studi e da lì comincio un pochino a guardarmi intorno nel panorama musicale che è in una grande evoluzione, si passa diciamo come piace dire ai musicisti dall'analogico al digitale, quindi io cerco di trasformarmi assieme alla musica, esploro vari generi musicali, dalla musica sacra, musica jazz, musica rock, si fondano i primi gruppetti e così negli anni 90 comincio diciamo la mia esplorazione musicale all'interno appunto di vari generi, conoscendo varie persone, avendo la fortuna e l'opportunità di lavorare anche con grandissimi artisti. A me piace citarne uno fra tutti perché ritengo insomma l'apice, l'apogeo, il climax, come piace dire sempre ai musicisti, della mia attività artistica, insomma la collaborazione con Giulio Rappetti in Arte Mogol. Fondo un gruppo musicale nel 2010 dal nome Bagliori di Luce e da lì insomma ci si ritrova come magicamente a chiudere un cerchio partendo da Adria e ritornando ad Adria. Adesso come adesso tu sei il direttore artistico di questa band dei Bagliori di Luce, dico bene? Sì, esattamente, mi occupo della parte musicale, della parte appunto artistica, della comunicazione e un pochino cerco assieme ai miei compagni di viaggio ormai da tanti anni di portare in giro un progetto che è sia musicale ma soprattutto con un focus culturale, insomma parlare della storia, della vita e delle canzoni del più grande sodalizio musicale probabilmente mai esistito in Italia, quello tra Lucio Battisti e appunto Mogol. Sì, in effetti torniamo, cioè arriviamo a quello che è un po' il clou di questa insomma intervista per focalizzarci su quella che sarà la due giorni del 21 e 22 dicembre al Teatro Ferrini. I Bagliori di Luce si presenteranno in tutto il loro splendore, tanto per stare in tema di luce, e che non è la prima volta ad Adria chiaramente. Voi avete, avete quanti concerti? Mi dicevi tantissimi. Sì, allora, nella nostra appunto vita come Bagliori di Luce abbiamo avuto modo di esplorare il Delta del Po in generale, ma il Basso Polesine in senso più ampio, e anche nella nostra, tra virgolette, vita precedente, quando noi Bagliori di Luce facevamo parte di altre ensemble e comunque collaboravamo assieme, diciamo che la zona di Adria e di Rovigo, nel senso appunto più ampio, era diciamo una nostra roccaforte, se mi passi il termine, era un posto dove abbiamo ritroveremo tantissimi amici, dove abbiamo svolto delle attività molto interessanti, ripeto, sia dal punto di vista musicale e culturale, e dove in qualche modo a livello empatico conserviamo sempre un posto particolare. Certo, Luigi, rimani lì che dobbiamo andare in pausa musicale. Grazie, molto volentieri. Rieccoci di nuovo in diretta telefonica, sempre con Luigi Puggio, direttore artistico dei Bagliori, del gruppo, insomma della band dei Bagliori di Luce. Ci sei ancora Luigi? Sì. Ci sono. Ecco, e a comporre, tu sei il direttore artistico di questa band che è costituita, insomma, composta da chi? Tony Sett, giusto? Poi esattamente, che è la voce, è un leader carismatico, voce e nonché padre, come si dice, nobile, no? Padre nobile del gruppo. Poi ad accompagnarlo sempre nelle performance vocali c'è la grandissima Marta Lucchetta. Alla batteria e naturalmente fondatore assieme a me Cristian Colusso,
poi al basso c'è Simone Corazza e in via eccezionale, proprio per il concerto di Adria del 21 e di domenica 22 dicembre, avremo come ospite speciale una persona che ad Adria, insomma, in qualche modo è un punto di riferimento, ovvero Cristiano Roccato alla chitarra. Infatti, insomma, Adriese punto doc, Maurizio mi fa cenno che lo conosce anche abbastanza bene. Ma torniamo all'evento del 21. Voi vi focalizzerete, vero Luigi, con i ragazzi. Che cosa proporrete ai ragazzi delle scuole il 21 dicembre? Allora, il 21 dicembre appunto al mattino ci sarà una specie di anteprima che vuole in qualche modo creare uno snodo, un collegamento con quelli che saranno poi le attività prettamente concertistiche del sabato sera e della domenica pomeriggio, ovvero presenteremo un progetto che abbiamo già testato in altre scuole con grandissimo successo tra l'altro, che si chiama L'Italia che cambia cantando, ovvero dare la possibilità ai ragazzi di rivivere la storia del nostro paese, o perlomeno la storia recente, parliamo del secolo scorso e l'inizio di questo secolo, attraverso quelle canzoni che hanno in qualche modo contrassegnato i passaggi storici più importanti, insomma una specie di leitmotiv di storia musicata attraverso le canzoni per spiegare cambiamenti sociali, culturali, di gusto e perché no, per dare una lettura diversa anche di quella che è appunto la nostra storia attraverso la musica e le canzoni. Insomma, una cultura musicale che voi avete abbinato anche a un evento di beneficenza che portate avanti da un po' di tempo, ovvero il Casco Amico. Ci parli di questo progetto? Sì, mi fa molto piacere che tu me lo chieda, perché è una cosa che ci ha in qualche modo unito da sempre a un'associazione che si chiama Una Mano per Vivere, un'associazione che si occupa appunto di dare una mano alle persone in difficoltà, agisce prevalentemente nella Bassa Friulana e nel Veneto orientale, ma in realtà si estende un po' a macchia d'olio su tutto il nord-est, e il Casco Amico, che è un po' il fiore all'occhiello delle attività di Una Mano per Vivere, è un protocollo medico che ha in qualche modo finito la sua prima parte di sperimentazione e adesso è attivo a 360 gradi, anche grazie al ricavato di noi Bagliori di Luce attraverso la vendita del nostro merchandising e attraverso le offerte libere che anche il giorno 21 al mattino con i ragazzi accetteremo molto volentieri. Spiego brevissimamente il termine Casco Amico perché potrebbe anche far pensare a qualcosa legato alle motociclette o a qualcosa di stradale. Insomma, in realtà no, è tutt'altro. Sì, infatti, infatti. Spiegalo proprio in maniera sintetica, vai. Sì, lo spiego velocissimamente. E in sostanza si occupa di aiutare le donne in chemioterapia a non perdere i capelli, appunto attraverso un protocollo medico che ha preso questo nome simbolico di Casco Amico. E visto che appunto il successo di questa iniziativa è stato veramente importante, noi siamo ancora più orgogliosi di poterlo estendere anche ai ragazzi, che sono una categoria di persone che magari non hanno e speriamo non abbiano attività con questo concetto appunto di chemioterapia così difficile, ma che possono in qualche modo rendersi partecipi attraverso la musica di questa nostra iniziativa di raccolta frutti. Luigi, grazie per questa tua, insomma, informazione di questi due giorni del 21 e 22 dicembre, che invitiamo insomma i nostri radioascoltatori a venirvi, perché siete il gruppo d'eccellenza che proporrà insomma le canzoni di Mogol, non solo con i ragazzi appunto delle scuole e con una progettualità a scopi benefici, ma anche nella giornata appunto della domenica. Io ti ringrazio per il momento, però sai che ritornerò sul dopo della due giorni per avere dei riscontri non solo da parte vostra come è andata, ma anche da parte del pubblico, se dici. Grazie mille, okay. A te, è un vero piacere, ti risentirò molto volentieri e mando un grosso abbraccio a tutti ricordando di non prendere impegni per il 21 e 22 dicembre. Certo. Saremo ad Adria con Tracce di Lucio. Una buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori.